che è un'associazione a cui fa capo Don Ciotti insieme all'onorevole Nando Dal Chiesa. Sarà dato un contributo, anche la provincia interviene, la provincia di Reggio Emilia darà un contributo per questa partita in cui, come già detto, il ricavato andrà alla suddetta associazione. L'onorevole Nando Dalla Chiesa verrà sabato sera a ritirare l'assegno dell'incasso della partita e quello che la provincia darà a Vivere Terra, una situazione che senz'altro conoscete. Questa associazione qua cosa fa? Questa associazione si occupa delle terre che vengono prese ai camorristi, confiscate ai camorristi, vengono dati in gestione a questi ragazzi qua che cercano in un modo o in un altro di portarle avanti, anche se vengono poi sempre intimoriti da persone. Io ho parlato con loro, quindi verranno poi anche a parlare loro sul palco, vi racconteranno così cosa succede quando gli consegnano queste terre qua da coltivare, le difficoltà che hanno nel portarle avanti e nell'avere degli aiuti, insomma, tante promesse, aiuti niente. Comunque, insomma, ognuno nel suo piccolo cerca di dare qualcosa, noi lo faremo con la partita e grazie anche alla provincia di Reggio Emilia. Poi avete letto in un programma, come tutti gli anni sarà sempre molto ricco, ci saranno tanti amici che ci verranno a trovare, ancora non abbiamo nessuno conferma, però io penso che non sia importante gli amici che verranno a trovarci, l'importante è che ci si veda tra di noi, perché sono due giorni molto particolari. Io spero che la gente che viene, voi che verrete, sicuramente non venite perché ci sarà il tal ospite o l'altro ospite, venite perché avete voglia di stare insieme tra di voi, e così di ascoltare della musica e comunque di ricordare Augusto, che è il 17° anniversario, perché questo che sia la cosa più importante. Dopo gli ospiti, chi viene viene, sono sempre, noi siamo aperti a tutti, non facciamo discriminazioni, qualsiasi amico che ci venga a trovare sul palco, cantante, attore, chi viene? Viene Morgan, ha detto venire. Va bene, no, non c'è nessun problema, grazie a Morgan, ha fatto uno spot bellissimo, quindi dobbiamo ringraziarlo, no, perché è stato uno spot veramente grande. Sì, una cosa simpatica. Niente, poi noi stiamo lavorando attorno a un CD che uscirà esattamente il 3 di aprile, saranno tutti brani inediti, pensiamo come sempre di fare un buon lavoro, infatti lo stiamo realizzando in questi giorni qua, non vi dico mica niente, anche perché è più bella dopo la sorpresa nell'ascoltarlo, no? Che uno che vi racconti quello che racconteremo nel CD, insomma. Sono canzoni, tutti inediti, come vi ho detto prima, ci sarà Sergio, quindi lo teniamo ancora, vedete anche lì, c'è la conferma ufficiale davanti a tutti. No, è un piccolo gioco che facciamo sempre io e lui, del fatto di ci stai ancora o non ci stai. Sì, è un po' come il papà del Milan, no? Che sempre che vado, poi rimane. E dice che fa, va bene, non interessa molto, così a me interessa che rimanga sempre, insomma, poi dopo ci sono. Va bene. Il concerto del sabato, poi la domenica, il solito concerto pomeridiano, la mattina ci saranno le proiezioni in teatro del concorso che fa il comune di novellare del Porto alle Tracce. Poi cosa c'è ancora? La mostra chiaramente di Augusto che viene inaugurata come tutti gli anni il sabato pomeriggio alle 17:30, alla domenica mattina nel Teatro Tenda ci sarà la messa, ci sarà Don Mazzi chiaramente che si è autodefinito, lui dice che è il nostro parico, va bene, va benissimo, no? L'accettiamo, dice che va bene, dai, insomma. Abbiamo anche Don Parco qua con noi, che insomma. Sarebbe giusto che venga, io spero che tu non ci sarai anche tu domenica mattina. Fai il cricchetto? No, dai, puoi farlo insieme a Don Matti che ci stai benissimo, vieni Don Matti.